Solito tempismo perfetto. Faccio tipo 3 giorni fa, 4 giorni fa, un video in cui parlo per tot tempo, 5,4 minuti, perché ho detto, vabbè, ci arriveremo prima o poi, con molta calma, ai 400 iscritti, conoscendo il mio canale. E invece no. Mi tocca fare un altro video parlato, che tanto io sono molto contento perché c'è un video troppo buchi, perché ieri, ok, dopo un anno abbiamo superato 300 e qualcosa iscritti. Sono molto soddisfatto di me. Cioè, questo canale sta morendo oggettivamente, però top! E abbiamo fatto anche un record di visualizzazioni nell'ultimo periodo, grazie al video di Disgacia. Grazie a Disgacia, che ora non cifre incredibili, però per l'ultimo anno, l'anno scorso ne facevo tutti i mesi molte di più, ma quest'anno sta andando male, quindi non ci lamentiamo. Fatto sta. Ho un po' di cose da dire. No, sono molto contento di come sta andando il mio esperimento. Che se non sapete l'esperimento, c'è un video dedicato al mio esperimento. Quindi per favore guardalo. Fai un favore. Perché sono molto contento. C'ho un sacco di idee. Sono molto ispirato. E siamo ad agosto. Prima volta che faccio così tanti video ad agosto. No, sono contento. Sta venendo molto bene a tutte le mie. Sta seguendo il corso di come ho pensato, cioè c'ho da registrare un botto di roba, questa roba mi fa star male. Non pensavo vloggare tutti i giorni con questo caldo, più che altro editare. Io adoro editare i video, ma ogni tanto mi rompo anche un po' le palle di stare lì, cioè questi video parlati mi piacciono, sono i miei preferiti forse da registrare, ma non perché ci metto poco, perché proprio mi diverto, poi da editare sono palle quadrate. Ora, sicuramente settimana, tanto voglio fare un video sui prossimi iPhone. Perché, boh, cioè, mi piace come progetto. Niente, partiamo anche, continuo il progetto di base, ovvero daily vlogging, cioè io esco la mattina e faccio il mio vlog. Poi c'è l'iPhone 15, un unboxing, non ho mai fatto unboxing, ma arriva un unboxing, molto molto figo, sono contento. Cioè, non so come lo strutturerò questo unboxing, ma è un unboxing. Arriverà un contenuto che ho già fatto l'anno scorso in realtà, ma che ero sinceramente interessato un po' a rifare, cioè a aggiornarvi. Non so se lo farò una settimana, forse ne farò due versioni, una ora e una 10 di settembre, quel periodo là. Quindi forse anche capire il concetto, è comunque una roba che mi piace, guardo un sacco di video di quel tipo e boh, sono contento di farlo anch'io. Progetti per questo canale, ragazzi, ma io se vi dicessi arriviamo a 500 entro fine settembre è impossibile, però se faccio quasi un video al giorno ce la posso fare. Io non lo prometto, entro fine anno vorrei arrivare ai 600, me la vedo molto dura, ma lo volevo fare nel 2022, dai, cioè che palle. Questo canale è morente, ma forse non può. Come qualcuno ci ha insegnato, si può resuscitare. Sono molto contento, oltre al video di Disgacia, che vabbè, figo, cioè, posso dire che un po' me l'aspettavo, cioè sinceramente un po' me l'aspettavo, non così tanto, ma un po' me l'aspettavo, sarebbe andato meglio del solito, non così tanto bene, non secondo video più visto, no, terzo video più visto del mio canale, non me l'aspettavo, però ha portato anche al panettone estivo, che secondo me è un video fighissimo, a fare qualche visualizzazione. Io, cioè, secondo me, ecco, quei due video sono proprio bei video, sono molto contento e voglio farli più o meno tutti così, cioè mantenere una cosa bel video, che poi hanno due stili completamente diversi, uno è in doppia cam, l'unboxing, e l'altro è noi che vlogghiamo, facciamo un po' di casino, però il concetto è comunque mantenere uno standard di qualità, che per me la qualità è anche questo video qua, perché comunque, beh, cioè, oltre alla qualità delle attrezzature, anche proprio il concetto che passa, perché poi non ci tengo ad avere tante. Cioè, non voglio tutte queste grafiche, tutte queste robe futuristiche. Certo, sarebbe bello, però non è quello che a cui punto attualmente. Cioè, mi piace più così, per ora, seguendo il mio stile, essendo una cosa più mia. Arriveranno anche, tra l'altro, voglio fare qualche. Io ho detto sì, c'ho anche il video pronto una settimana con lui, dopo una settimana che lo usavo, poi non mi convincevo, quindi non l'ho. Però vedi, punto. Voglio testarci meglio Final Cut. C'ho un po' di idee in testa anche su questo iPad.
Tra poco esce iPhone 15, quindi lui non sarà più l'avanguardia tech. Lo metti a fuoco. Non sarà più l'avanguardia tech del momento. iPhone 15 Ultra, 15 Pro Max, non so come si chiama, lo capiremo in uno dei prossimi video. Non lo so, potrebbe essere un'idea, ma non... Ragazzi, c'è anche se vendo questo comunque dovrei fare un po' di lavoro. Voglio fare un po' di lavoro da videomaker. O da, no, più che altro da video editor, perché comunque essendo posizionato sull'erba è un po' più casino fare, però da video editor voglio attivarmi, a 14 anni posso farlo, è un po' più difficile ma posso farlo. Mi stanno aiutando, cioè già in questi primi 3-4 video di questo format, col countdown e tutto, mi sta comunque aiutando, sto riprendendo perché poi più fai, più hai voglia di fare, più ti ispira a fare, più ti motiva a fare. E mi piace un sacco questa roba, cioè che non mi faccio limitare dal dire è agosto, la gente dice, no, cioè, ragazzi, 350 visualizzazioni, che poi per un creator medio è la normalità, ma io sono molto contento. Dico, vedi che agosto non è una limitazione. Poi, cioè, ho preso uno degli artisti più in voga in Italia in questo momento, assolutamente sì. Quindi quei 400 iscritti possono diventare di più, sì. Possono diventare 500, sì, 600, sì. Con calma arriviamo a tutto, cioè... Bisogna avere calma. Tanto io giro lo schermettino perché sto guardando lo schermettino e non in camera. E sì, tra l'altro voglio fare un video sulla mia attrezzatura che sto usando perché può essere interessante come roba. Tra l'altro questo è anche un test per l'audio, infatti l'audio non penso sarà al top in questo video, ma ragazzi, non sarò mai costante su YouTube. Però questo video lo carico in giornata, cioè sto registrando alle ore 17:10. Sempre il solito discorso, non metto fuoco un cazzo. Alle 20 online. 18 ore, non lo so, dipende anche da quanto dovete caricare, ciao YouTube. Se devo pensare che anche domani subito mi sento male, però aspetta. Finalmente, libertà.